E quindi invito qui Paola De Santis del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, Polo Museale Emilia Romagna, Antonella Pinna, Servizio Musei, Archivi e Biblioteche della Regione Umbria, Maurizio Amoroso di Entertainment Game Apps e Michele Sciascia di F9. Così intanto ci disponiamo, poi se qualcuno ha una presentazione c'è il computer a disposizione. L'idea di questo incontro, mi accennavo prima, proprio di parlare di questo legame, di quale direzione può avere questo rapporto tra questi due mondi. Sì, come preferite. Passare, non vuoi, di qua, di là. Ok. Diciamo che sarà così strutturato l'incontro. Inizialmente sia Maurizio che Michele presenteranno un po' il loro lavoro come sviluppatori di videogiochi legati all'ambito museale. Dopodiché l'idea è quella poi di ovviamente di far presentare anche ad Antonella Pinna e a Paola De Santis le loro realtà istituzionali, culturali, ma soprattutto l'idea è quella di chiacchierare molto con voi. Quindi cercheremo il più possibile oggi di chiudere un po' prima, di avere un po' di minuti per parlare anche di qual è il vostro punto di vista rispetto all'uso dei videogiochi in ambito museale, perché se ne parla davvero da tantissimo tempo, da tanti anni, però forse c'è ancora una direzione chiara da intraprendere rispetto a quali sono le potenzialità, quali sono i limiti anche eventualmente, cosa va, cosa non va, anche rispetto alla vostra esperienza anche da giocatori, da fruitori o da rappresentanti delle istituzioni culturali. Quindi io non so se preferisce iniziare Maurizio, oh, inizio Michele, ok? Quindi lascio, sì, il PC, se volete copiarlo, se no possiamo che intanto lui comincia a parlare, sì, poi l'aiuto ad installare il materiale. Tanto Michele può iniziare, cioè, resto qui con voi al tavolo così vi coordino e Sì, sembra una minaccia, però in così realtà non. ci blocchi pure. Più. Ma che siamo più grandi di te. Allora, grazie, soprattutto per averci invitato, grazie Andrea, grazie allo staff di Vipro. Noi siamo qui per rispondere, appunto, a cercare, cioè provare a rispondere a questa domanda: videogiochi e musei, quale direzione? E siamo onorati di essere qui, fra l'altro, con degli esperti del settore. E noi cercheremo, siamo onorati fra l'altro di confrontarci, metteremo per provare a rispondere a questa domanda, metteremo la nostra esperienza. Parlerò di due esperienze che abbiamo fatto. Uno è un applicativo in realtà aumentata 3D. È un'esperienza che accompagna la visita del Parco archeologico di Venosa, a nord della Basilicata. È un Inventum, diciamo un applicativo che nasce grazie a un bando, il bando Cultura Crea, che è stato voluto dal MIBAC e gestito da Invitalia SPA. Effettivamente Inventum per noi, per F9, la società che rappresento, è stato, diciamo, un espediente, un pretesto per traslare le nostre competenze, perché F9 nasce per la divulgazione del patrimonio culturale, però tramite un altro canale, un'altra metodica, che è quella del documentario e della cinematografia. E ovviamente la caratterizzazione della nostra società è quella di innestare il 3D, quindi il VFX, sul reale. E quindi è un pretesto per traslare le competenze nel campo del real time e quindi dell'interattività e del gaming in qualche modo. Che succede? Succede che a un certo punto ci rendiamo conto che le condizioni al contorno sono cambiate, o meglio, stanno cambiando. C'è il MIBAC che chiede di investire nella valorizzazione interattiva del patrimonio culturale. Le istituzioni locali sembrano pronte a recepire questa direttiva ministeriale. Ci accorgiamo che sul territorio alcune organizzazioni, come delle fondazioni private, sono pronte a valorizzare, quindi sono pronte a investire anche nella valorizzazione. C'è effettivamente, e questa è una cosa che potete confermare tutti, un abbattimento dei costi dell'hardware in poco tempo. Cioè abbiamo software, smartphone, VR, tablet, touchscreen che costano molto, molto di meno. Insomma, tutti questi contesti ci hanno portato a investire, quindi a perseguire questa strada, a investire in questa
lungo questa direzione. Abbiamo fatto Inventum. Una nota, questa è la prima volta, il bando Cultura Crea, che il Ministero investe una quantità ingente di denaro sulla valorizzazione piuttosto che sul sacrosanto restauro, di cui non ce ne sarà mai, non saremo mai, esatto, cioè sarà l'esigenza dal sud al nord dell'Italia. Sono 137 milioni che vengono indirizzati per la valorizzazione fra alcune regioni che sono la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Campania e la Basilicata. È un potenziamento di impresa, è un investimento, il bando prevede un piano economico, un piano di investimento, quindi a fronte di un 40% a fondo perduto c'è un investimento dell'impresa. Per noi è un'occasione per potenziare l'impresa e quindi per iniziare questa attività. Che cos'è Inventum? Inventum, appunto, come dicevo, è questa esperienza, noi ci piace definirla come esperienza più che gioco, che viene fatta al Parco Archeologico di Venosa l'utente arrivato al parco, scaricato ovviamente l'applicativo, è completamente gratuito, scaricabile da iOS, da App Store, è gratuito e quindi l'utente viene accompagnato lungo 6 scenari da un'esplorazione quindi un accompagnamento nel parco e quindi può puntare contro dei pannelli piuttosto che contro i reperti archeologici per avere delle informazioni e quindi giocare. Lungo il percorso, stiamo parlando di 3,5 ettari di parco, c'è un percorso storico che va dalle terme imperiali fino al basso medioevo dove c'è appunto la chiesa della Santissima Trinità e l'utente viene accompagnato da un personaggio eccezione che è Roberto il Guiscardo, dove lì è sepolto praticamente e che durante il percorso svela man mano i vari personaggi, sono 16 personaggi che accompagnano la storia, fra cui ci sono si va da, appunto, da Dante, perché cita nel Purgatorio Roberto Guiscardo, a Orazio, Venosa, la città del Nunci est bibendum di Orazio, si va da Medusa, perché c'è un importante affresco della Medusa nella paleocristiana che sta lì come reperto, a Minazia, che è una delle prime imprenditrici venosine. Ora, che succede? Che durante il percorso l'utente ha un premio, man mano che va avanti nei quadri ottiene, in seguito a una risposta di domande che man mano scopre, di informazioni che prende man mano lungo il percorso, ottiene delle pietre che hanno un simbolismo molto forte, che è racchiuso poi nella chiesa dell'Incompiuta lì a Venosa, perché la chiesa dell'Incompiuta è ricostruita con materiale di scarto medievale, con materiale di scarto preso in prestito dalle antichità romane, e sono cosparsi di simboli. Che cosa succede? Che arrivato alla fine del percorso, ma questa è una caratteristica che abbiamo anche un po' noi come approccio con il patrimonio culturale, e stesso l'applicativo, che è intriso di tecnologia, di chiedere di spegnere lo smartphone e di guardarsi, dopo aver scoperto l'ultimo segno, simbolo, che è l'enigma di Inventum, chiede di spegnere il cellulare e di rifare il percorso, perché è una caratteristica del parco, si entra e si esce dalla stessa entrata, quindi bisogna per forza tornare e ripercorrere il percorso col cellulare spento, perché siamo convinti che insomma il patrimonio culturale in generale va sentito soprattutto con mano e in prima persona. Velocemente volevo dire quali sono i punti di forza, i punti di debolezza e le opportunità. Beh, i punti di forza
che possiamo dire dall'esperienza con le numerose scolaresche che ci hanno fra l'altro chiamato, ma che di loro iniziativa tramite contatto sono andate, e questo ci ha fatto molto piacere. Abbiamo un il linguaggio fumettato e semplice dell'applicativo riesce a trasferire la conoscenza o quantomeno delle informazioni che altrimenti alcune volte può risultare soprattutto per un pubblico un po' più piccolo, un po' pesante in alcuni contesti. Un altro punto di forza è che si è dimostrato effettivamente che la cultura può essere oggetto di sviluppo territoriale e di sviluppo di impresa. Noi, ovviamente è stato il nostro piano di impresa un investimento che ci ha portato ovviamente un grande ritorno indiretto, ripeto l'applicativo è gratuito. Altri punti di forza è che tramite questa cartolina, vedete qui c'è una cartolina che è stata data in distribuzione, la cartolina è un primo approccio dell'utente prima di arrivare al parco, perché noi abbiamo ovviamente legato indissolubilmente al parco l'esperienza, ma la cartolina è stato un momento per cui gli operatori locali hanno incominciato anche un po' a gareggiare mettendosi sui social con la foto, io ho la cartolina di Inventum, quindi è stato un momento di comunità nella stessa Venosa ma anche a Potenza. Punti di debolezza, abbiamo sovrastimato sicuramente l'uso del telefonino, dello smartphone di ultima generazione negli utenti, nel senso che sappiamo insomma oggi i telefoni sono molto potenti, non tutti effettivamente ce l'hanno di una certa potenza, stiamo parlando di realtà aumentata, non è difficile utilizzarla, per l'amor di Dio può girare, però a seconda degli applicativi, della potenza del processore piuttosto che della scheda, ovviamente le prestazioni possono variare molto. Un punto di debolezza praticamente un altro punto può essere il fatto che praticamente anche se viene detto prima di scaricare l'applicativo prima da casa, perché magari il peso può essere più ragguardevole, l'assenza di wifi o la poca connessione nel parco archeologico, ma questo è il discorso di Venosa, ma ce ne sono tanti altre situazioni di questo tipo, effettivamente diventa, anche se siamo nel 2019, però diventa un piccolo problemino, soprattutto per la condivisione delle informazioni. E abbiamo delle opportunità, le opportunità ovviamente sono quelle che ci hanno portato una grande conoscenza indiretta, quindi un ritorno indiretto sul territorio, ma anche il fatto che questo è diventato un momento per poter, grazie a Inventum, avviare l'altro lavoro di cui parlerò, e che è praticamente un lavoro fatto, siamo stati chiamati alla Sorbonne, dalla Humboldt, Sorbonne di Parigi, dalla Humboldt di Berlino, per poter con loro progettare insieme alla loro equip di archeologi un lavoro in VR. Vorrei far vedere velocemente un video che fa vedere un po' quello che è l'esperienza di Inventum. Vediamo se funziona tutto anche con l'audio. Thank you.
Questa va bene, questa scena finale è il massimo perché l'abbiamo dovuta riprendere perché c'era una mamma che ha fatto fare il logo di Invento, noi siamo stati felicissimi, però abbiamo detto anche no. Anche no. Comunque. Allora, velocemente, poi Andrea sarà bravissimo a placcarmi. Passo a questa seconda esperienza dove praticamente c'è una sorta di upgrade, cioè che cosa facciamo? È un'esperienza in VR questa volta, l'upgrade non è perché cambiamo tecnologia, ora vi dico perché, praticamente è un racconto, appunto stavo dicendo la Sorbona, Pantheon Sorbona e Humboldt di Berlino, Soprintendenza della Regione Basilicata e CNR ci coinvolgono in questa avventura per noi, di un progetto che già esiste, si chiama Pietragalla Project, e ci hanno chiesto di partire con un progetto di divulgazione, cioè quello che mancava loro era la divulgazione. Ora cosa succede? Che stiamo parlando di un abitato del terzo quarto secolo avanti Cristo a Pietragalla, un paesino vicino Potenza, dove c'è una cinta muraria molto grande, ben conservata, una cinta muraria di fortificazione con tanto di porta e torrini di difesa e via dicendo, e dove ancora sono leggibili le tracce dell'abitato interno. Ora, perché l'upgrade? Perché a un certo punto qui abbiamo bisogno di una cosa, cioè vediamo il progetto in modo diverso, lo vediamo parliamo dal presente, quindi ci concentriamo il focus sulla ricerca archeologica che tenta di spiegare la storia, cioè non è tanto la storia, quindi non andiamo a rappresentare la ricostruzione storica dei luoghi, ma è la ricerca archeologica che spiega la storia della ricerca e quindi per arrivare poi a quello che è la porta. Siamo infatti, è tutto incentrato vi faccio vedere un'immagine, è lo studio dell'archeologo che sta lavorando e che analizza i vari reperti. La ricerca. Cosa succede in questo caso? È la stessa istituzione che progetta con noi lo scripting, quindi partiamo a editare il testo all'inizio con loro, cioè non è una proposta fatta all'istituzione come nel caso di Inventum, perché giustamente era un progetto di impresa. La fruizione, non leghiamo più il prodotto al luogo, anzi cerchiamo di fare una cosa che è normalissima, insomma quella di raccontare invece dall'esterno luoghi alcune volte inaccessibili. Ora, Monte Torretta è uno di quei luoghi belli da visitare, ma praticamente irraggiungibile se non si ha una campagnola, insomma, quindi portiamo fuori l'esperienza. Il VR in questo ci viene incontro per l'immersione, non perché sia un prodotto che possa andare di più rispetto ad altri. Il know-how. Questa è la prima volta che, frutto di una collaborazione fatta con un ente di formazione accreditato, facciamo un master non universitario di formazione, il titolo era Computer Grafica 3D per il patrimonio culturale, formiamo le persone ovviamente dal punto di vista di software, sia di modellazione, renderizzazione, piuttosto che programmi con Unity e Unreal, per arrivare a una classe, il master era molto lungo, 600 ore con 300 ore di formazione, quindi tanta roba, molto lungo, arriva a una classe che è completamente formata, che ci ha aiutato a lavorare a questo progetto e che oggi, questi sono i valori indiretti di Inventum, sono persone che stanno lavorando con noi, cioè stanno collaborando per progetti che stiamo andando avanti. Chiudo. Quale direzione? La risposta non ce l'ho, non ce l'ho, però possiamo incominciare magari dopo con delle domande, ci confrontiamo, vediamo che cosa succede. La collaborazione pubblico-privato. Ok, la collaborazione pubblico-privato deve nascere da un'idea che la progettazione fra pubblico e privato esiste, si può fare, ci vuole forse un ascoltarsi di più,
rispondere una mail più velocemente, magari, boh, che ne so, qualcosa del genere, perché i tempi non coincidono, ma soprattutto nella progettazione bisogna pensare subito all'inizio dei tempi, proprio a che destinazione dare a quelle aree, quegli spazi espositivo. Ripensamento degli appalti. Ci capita ancora oggi di arrivare a ci sta capitando, perché uno degli vantaggi indiretti di Inventum è stato che saremo addetti al, diciamo, al contenuto multimediale del Castello Pirro del Balzo, che sta stesso lì a Venosa. Ci capita di arrivare con appalti in cui c'è la fornitura degli allestimenti, ma non si sa per niente qual è il contenuto da mettere nell'hardware, diciamo, che è già stato quasi acquistato dalle imprese esecutrici. Questo è un grande problema, perché significa adattare il racconto magari a una tecnologia piuttosto che un'altra e trovarsi di fronte a problematiche non indifferenti. Tecnologia in base al contesto: non è vero che ogni tecnologia va bene in ogni luogo, magari c'è da pensare, la realtà aumentata sì, il VR sì, lo scorrimento laterale piuttosto che il videogioco cellulare va pensato e va programmato, magari con studi di fattibilità se vogliamo pensare agli appalti. Formazione del personale dell'accoglienza. Dico questa cosa perché in Inventum ci è capitata una cosa anche simpatica. Il direttivo, per l'amor di Dio, tutti formati, funziona tutto benissimo, capita, come è capitato a noi, che magari ma lo fanno per questioni di età, perché non sono avvezzi alla tecnologia, al cellulare, e quindi, per l'amor di Dio, nessuno dice niente. È capitato che qualcuno ci è venuto a dire: no, ma sai, io sono andato lì al parco, ma mi hanno taciuto tutto, non mi hanno detto neanche che c'è l'applicativo. Ma come non te l'hanno detto? Effettivamente stavano parlando con l'addetto, che il custode, che però magari a una certa età, non lo fa per cattiveria, per l'amor di Dio, lo fa perché per una questione che dice: non sia mai succede qualcosa, io questo che gli dico, che non si usa manco il cellulare, cioè è più che altro il problema di dare spiegazioni, quindi per quanto li vuoi formare, però è un, diciamo, un discorso che si può fare... Complesso. È molto complesso, molto complesso. Wi-Fi nei musei, nei parchi, lo sappiamo, insomma, l'abbiamo detto, siamo nel 2019, però il Wi-Fi non guasta mai. Grazie comunque, grazie mille. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Prima di tutto volevo ringraziare Andrea non solo per il bellissimo evento che ha creato, ma anche per questa location che secondo me è spettacolare, quindi dà una nota, un valore aggiunto a questa giornata. Per quanto riguarda Michele, volevo dire che dovrebbe rivedere la sua presentazione, perché di punti non di forza ce ne sono, secondo me potreste anche levarlo, perché il vostro progetto è bellissimo. Quindi sin dall'inizio, appena l'ho visto, vi ho cercato su internet per farvi complimenti su tutti i fronti. Per spiegarvi rapidamente chi siamo noi, io ho preparato un po' di slide su quello che abbiamo fatto, su come siamo nati. Noi praticamente, EGA nasce nel 2014 da una mia passione di videogiochi strategici manageriali. Io li ho provati praticamente tutti da quando avevo 20 anni, non me ne sono mancato nemmeno uno, ci ho speso una fraccata di soldi che solo Dio lo sa, e ho sempre avuto l'idea di ogni volta che trovavo un giochino che mi piaceva, di dire: ma un giorno, se mai farò un gioco, questa cosa non la farò così, ma la farò colà. Un giorno nel 2014 mi sono svegliato, mi sono licenziato e ho detto: da oggi faccio quello che voglio fare. Sì, mi sono detto: voglio morire, che faccio qualcosa che mi piace nella mia vita. Solo che non c'avevo nemmeno un euro, zero, quindi non sapevo da dove iniziare. Ho preso su carta quello che era la mia idea e ho messo due progetti su Kickstarter. Noi siamo inglesi perché allora nel 2014 non si poteva fare i progetti dall'Italia, ma soltanto dall'America o dall'Inghilterra. Per cui stiamo parlando già di un po' di anni fa. Comunque, fatto sta che i progetti sono andati tutti e due a buon fine. Con il primo abbiamo raccolto $32,000, con il secondo $13,000, ma avevamo il grande problema che, essendo solo, non avevo il know-how per fare un videogioco. Quindi sono andato dalla prima società che faceva videogiochi e soltanto per leggere il documento mi chiesi €10,000. A che punto dissi: qui bisogna cambiare la cosa, perché se no non facciamo tanti passi in avanti. Per cui, fatti i primi due giochi, ci siamo fermati e siamo stati un anno a prendere internamente il know-how per provare a fare un videogioco, e con non pochi problemi, però alla fine ci abbiamo provato. Perché facciamo videogiochi strategici? Perché a me piace la storia, non l'ho potuta studiare per motivi familiari anni fa,
Però sono un appassionato di storia, per cui ho sempre detto che piuttosto che fare un videogioco dove devo raccogliere il grano per costruire una casa che non ha nessun senso, voglio spenderci un pochino di più, ma lo voglio mettere in un contesto storico, per cui abbiamo fatto e faremo, continueremo a fare videogiochi in ambito storico, nel 2014 Prosperity, che è sul Medioevo del 1434, Mercanzia, che è un videogioco sulle repubbliche marinare, Sigerico, che racconta l'itinerario del vescovo Sigerico, che oggi viene chiamata la Via Francigena, è il gioco per il quale insomma stiamo riscuotendo un bel po' di successo, è Mirasna, un videogioco sugli Etruschi. È un popolo completamente abbandonato dalla scuola, si racconta tantissimo dei Romani, tantissimo dell'altra popolazione, ma degli Etruschi non si racconta praticamente nulla. Noi ci siamo interessati a questa tematica e abbiamo praticamente utilizzato una tecnica molto particolare che poi è diventato il nostro modello di azione. Praticamente su 9 persone che siamo di staff, sappiate che abbiamo 3 archeologhe e 2 storiche dell'arte, per cui il nostro compito principale non è tanto spendere in grafica bella, ma è nei contenuti che noi mettiamo, per cui io pretendo che i contenuti che noi mettiamo siano attestati, cioè non metterò mai nulla di inventato. E non solo, ma il lavoro che viene fatto viene anche poi ricertificato da un ente che ha in mano l'oggetto del gioco stesso, per cui noi abbiamo fatto elaborare dalle nostre archeologhe tutti i contenuti di Mirasna, poi siamo andati con le paccate di fogli al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, che rappresenta un pochino il capofila della storia etrusca, cioè gli abbiamo chiesto: ci dite se abbiamo fatto bene il nostro lavoro oppure no. Loro ce l'hanno certificato e quindi da quel momento in poi abbiamo messo tutto il contenuto che è stato vagliato da Valentino Nizzo. Poi successivamente siamo andati dai poli museali, siamo andati anche in Umbria, in Toscana, in Lazio, ultimamente siamo venuti in Emilia Romagna, in Campania, siamo arrivati anche in Corsica. E dov'è che fa un po' la differenza quello che facciamo noi? Che abbiamo sottoscritto dei contratti con questi enti, proprio ne vado anche fiero di dirlo, dove il 3% di quello che guadagniamo lo reinvestiamo sul territorio. Noi il 3% di quello che facciamo, in accordo con i direttori dei musei, gli diciamo: a fine anno abbiamo guadagnato tot, questi soldi sono vostri, decidete quello che volete farne. Se cercate su internet Tirrenica, è l'evento che quest'anno abbiamo organizzato, è stato un evento itinerante etrusco che ha toccato tutte le città della Dodecapoli etrusca, sono stati 5 fine settimana, e con un evento finale a Villa Giulia a Roma a giugno. Tutto quello che è successo in questi eventi è stato pagato tutto dal videogioco, per cui questa è una cosa, ed è un nostro modello che applicheremo anche a tutti gli altri progetti. Velocemente, ok, siamo nei tempi, vedete la bellezza della ricostruzione archeologica è questa, dai libri siamo passati a una ricostruzione 2D in prospettiva e poi abbiamo cercato di modellarli in 3D, per cui sono immagini che secondo me a me piacciono tanto perché danno il senso di quello che è la ricostruzione vera e propria in un videogioco. A me non mi interessa che il giocatore apra il giochino e veda un modellino 3D visto dall'alto e dice: che schifo questo modellino, pazienza, non ci posso fare nulla. Io so l'impegno che ci mettiamo dentro, io so quanto ci abbiamo speso per la ricerca, per la ricostruzione e per l'inserimento di quel modellino proprio in quella precisa posizione. A me questa è per me è un valore aggiunto. Poi fortunatamente su Mirasna i numeri ci sono, quindi stanno capendo questa cosa e insomma ci dà la possibilità per andare avanti. Fatto questo, quest'anno abbiamo rilasciato la stessa versione, solo che invece di essere uno strategico manageriale è un giochino per bambini, è un'avventura grafica, ma anche qui, come vedete dall'immagine che c'è sotto, ogni singolo elemento è stato studiato e preso dai libri, cioè anche una semplice avventura grafica ha lo stesso modello su cui noi lavoriamo, per cui è nata una sorta di Ega Kids che prenderà questo ramo e svilupperà questi titoli per bambini, e anche questo sono titoli che ci danno soddisfazione perché sono meccaniche nuove che impariamo di volta in volta. Il guadagno indiretto è stato più grande perché grazie a questo metodo di studio dei contenuti per essere introdotti e messi in un videogioco, l'anno scorso siamo stati invitati a partecipare ad una call, ad un progetto europeo, non di Europa Creativa, perché sono quelli che sono più o meno dove partecipano tutti quanti, ma dell'Amo Cosme, che sviluppa il turismo sul Mediterraneo, sui paesi del Mediterraneo.
è un progetto particolare e noi siamo stati chiamati a realizzare un videogioco che ripercorre le rotte dei Fenici. Per cui applicheremo lo stesso metodo, stiamo studiando dai libri di testo tutto ciò che era la civiltà fenicia e realizzeremo questo videogioco che uscirà nel 2021, ok, sì, nel 2020, no, 2020, l'anno prossimo. Inizia, sono accavallate troppe cose, voi mi dite. E praticamente la cosa particolare di questo progetto è che di tutta la storia di questo programma europeo, il nostro è stato il primo videogioco che è stato, cioè è il primo videogioco che è stato finanziato da questo progetto. Per noi è un'esperienza nuova, bellissima, anche perché rispetto a Europa Creativa che dà il 50%, questo ha dato il 75% in anticipo, su che è stato bellissimo, cioè, non avevamo nemmeno iniziato, ma ci hanno dato una fraccata di soldi che non finiva mai, comunque vabbè, abbiamo detto grazie, andiamo avanti. Anche qui, vedete, qui dal punto di vista tecnico stiamo realizzando una mappa in 3D, quindi abbiamo un pochino alzato la tecnologia dal 2 piatto al 3D piatto e stiamo inserendo un sistema di meccanica notte e giorno, perché vogliamo riprodurre fedelmente anche quelle che erano le rotte navali. Di notte le navi non andavano a 1000 all'ora, andavano piano piano, sicché di notte rallenteranno per poi aumentare, fermarsi per poi aumentare di giorno. È un po' degli esperimenti che stiamo provando a fare. È partito il secondo progetto per bambini, Time Tales, i medici, e con un episodio di Leonardo da Vinci dentro, che è partito 10 giorni fa, io vado avanti. E questo qua invece l'ho messo per ultimo, perché vi voglio veramente far capire una cosa. Questo qua è un progetto nel quale siamo stati invitati a partecipare, che organizza il Comune dell'Aquila, ha fatto il Comune dell'Aquila per i paesi terremotati, cioè per i paesi post-terremoto. Loro avevano fatto 3 filoni di intervento, il primo per i progetti che duravano 10 anni, il secondo per i progetti che duravano 1 anno del Comune dell'Aquila e il terzo era per i comuni limitrofi del cratere del Comune dell'Aquila, per cercare in un certo modo di risvegliare un po' quella che poteva essere o il turismo o comunque la conoscenza di quei posti lì. Fatto sta che nel terzo ramo di intervento di quel bando non ha partecipato praticamente nessuno tranne che noi, per cui è stato abbastanza facile come cosa. Però la cosa bella è che sono stati 11 comuni che si sono messi insieme, quindi abbiamo un partenariato di 11 comuni con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, l'Università dell'Aquila e la Sovrintendenza dell'Aquila, anche loro sono nel progetto, hanno contattato noi per fare questo progetto. Quello che vedete qui sopra, che è la fotografia di una delle carte che sarà sbloccata, ci tengo a farvi capire come abbiamo applicato il nostro metodo per fare questa cosa. Quello che voi vedete in 20 righe sopra, che vedrete in 20 righe sopra, è il frutto di 15 giorni di sopralluoghi fatti dalle nostre persone, dove hanno raccolto più di 1000 immagini di tutti i comuni e di tutte le frazioni che sono interessate del progetto. Abbiamo fatto un censimento che nemmeno loro hanno, cioè loro non hanno quel censimento che abbiamo, così profondo come l'abbiamo fatto noi. Non solo tutte le immagini, ma anche sono state fatte per ogni singolo obiettivo che è stato diciamo, trovato nel gioco, che sono 160, abbiamo trovato e scavato tutta la loro storia, le tradizioni popolari, andando ad intervistare le ultime persone che sono rimaste lì. E noi originalmente nel progetto avevamo geolocalizzato tutte queste posizioni, però poi dopo i sopralluoghi, le archeologhe che sono andate là in sicurezza, come avete visto, ci hanno riportato che alcuni comuni sono così terremotati che sono completamente disabitati. Ci sono intere frazioni che non sono nemmeno più accessibili, cioè non ci si può nemmeno più andare. Allora abbiamo cambiato un po' la logica di gioco, che non potevamo più geolocalizzare gli obiettivi perché fisicamente non ci puoi andare, che abbiamo deciso di inserire la tecnica del contapassi col giroscopio del telefono. Tu cammini e sblocchi le carte, puoi anche farla a casa tua, puoi anche farla a Milano, a Roma, però soltanto camminando ogni carta ha un tot di passi da sbloccare, per cui per andare avanti in questo gioco si potrà giocare da soli o in tornei o in squadre, dove semplicemente camminare, quindi è una cosa abbastanza, secondo me, particolare.
Infine, infine io vi invito a tenere d'occhio questi progetti, perché sono dei progetti che noi, io personalmente come Ega, tende a non, andare contro gli altri studi, ma dove trovo idee interessanti e progetti interessanti non solo li aiutiamo, ma entriamo anche in maniera finanziaria, sia diretta oppure che indiretta, nei progetti che ci piacciono. Il caso di A Painter's Tale è un progetto che a noi piace tantissimo, di una storia che ci piace tantissimo. Ega ha deciso di coprire i costi di sviluppo del suono, di tutti i suoni di questo videogioco, cioè li paghiamo noi, anche se il gioco non è nostro, non abbiamo nessun diritto su questa cosa qua. Noi saremo sempre per creare rete, mai per metterci su un piedistallo, non è proprio da noi. E infine, quello che ora vi anticipo prima, così poi non so chi lo potrà leggere oppure no, è quello che secondo noi è stato la recensione più bella in assoluto che ci è arrivata da Google Play. È una stella, ve lo dico subito, non sono 5 stelle, ma è una stella. Ma vi invito a leggere chi ha scritto questa recensione, che la recensione stessa è il nostro miglior competitor sul mercato. Per cui, se il CEO del nostro competitor si abbassa a scriverci una recensione, per me è un grandissimo risultato, vuol dire che abbiamo fatto, gli mettiamo paura. E quindi eccola qua. Tra l'altro non l'ha nemmeno saputo fare, perché ha cambiato nome da un giorno all'altro, però vabbè, lasciamo. Forse non si legge, vuoi leggerla? Allora, scritto da Massimo Delle Cardi, da Toscana acquisito quale sono, ho provato vergogna nell'utilizzare quest'app, che sembra un esercizio mal riuscito di uno sviluppatore amatoriale. Chi ha finanziato questo progetto immagino avesse altri obiettivi che produrre un gioco offensivo e vergognoso che ha raccolto ben pochi miseri download. Bellissima, e l'ho detto io, visto che io me le leggo tutte le recensioni, quindi mi ero ricordata di questa recensione. 3 giorni dopo la stessa recensione risulta portare il nome di Massimiliano Elia, il CEO del nostro competitor. Ho detto va benissimo così. Allora, la mancanza di stile vuol dire che gli stiamo mettendo paura sotto tutti i punti di vista. Io infine, poi chiudo il mio intervento, per rispondere alla domanda che Andrea ci ha posto su museo e videogiochi, io aggiungerei un'altra parola e mezzo che secondo me non può assolutamente mancare, che si chiama territori. Senza il territorio non puoi, non, senza il coinvolgimento diretto del territorio, secondo me non possiamo rispondere a questa domanda. Per cui sono così legati tra di loro che non ne possiamo fare più almeno. Ecco, grazie a tutti. Finché Paolo De Santis si carica la sua presentazione, ben tutto, se Mari vuole parlare Antonella, però intanto volevo dire una cosa breve rispetto a quello che secondo me è importante che passi anche da queste giornate, è che in Italia ci sono tantissimi bravi sviluppatori che fanno giochi di varia natura, di vario genere, legati al territorio, legati al patrimonio, giochi commerciali, ed è importante che questo si sappia che le istituzioni sappiano che possono rivolgersi davvero a tanti studi molto competenti e molto bravi, che esiste una diversificazione di competenze, e in questo senso credo che anche ASVI, che parla nel pomeriggio, che rappresenta gli sviluppatori, i produttori, potrà dire qualcosa in tal senso. Esiste davvero un'industria che è ancora piccola rispetto ad altre industrie europee, ma sta crescendo, e quindi è bene che le istituzioni sappiano anche a chi rivolgersi e che esiste davvero alternativa. Loro sono studenti che magari in futuro saranno sviluppatori, chi lo sa, glielo auguro. Quindi no, questa è una cosa buona, perché è bene che si sappia, a volte passa un po' inosservata che c'è un'industria di persone molto italiana, di persone molto competenti, okay, e molto brave. Se no, se vuoi intanto, se è d'accordo Paola, può parlare Antonella finché carica. Perfetto, allora lascio questo microfono. Anche a me piacerebbe che forse poi, come dire, ci mescolassimo e scambiassimo le opinioni, anche perché effettivamente qua si sta creando un po' l'incontro di due mondi che giustamente, come è stato rilevato, finora non è che abbiano parlato tanto. E io sono una burocrate, sono la dirigente di un servizio regionale, cioè sono quelli che dice che quando vado a parlare negli uffici chissà che succede, e probabilmente c'è una grossa, come dire, incomprensione tra questi due mondi, e io quindi, insomma, come dire, faccio qui la parte di quelli che ricevono magari degli input, ricevono dei progetti, potrebbero approcciarsi a un mondo nel quale si trovano
alle volte un po' spaesati, e a meno che non siano o per anagrafe o perché magari hanno dei figli piccoli e quindi vedono questo mondo che, come dire, si muove davanti ai loro occhi, però potrebbero non coglierne le potenzialità proprio rispetto, da una parte, la valorizzazione del patrimonio culturale, dall'altra invece sulla sua promozione. Quindi dico, perché sono qui? Nel ringraziare Andrea Dresse, no, come ho imparato a chiamarlo, e Ivi Pro per questo invito, perché capita che nel 2017, insieme alla mia collega che è anche in sala, Giovanna Fravolini, veniamo contattati, o insomma ci entriamo in contatto per dire: ma voi ce l'avete una Film Commission? Perché stiamo cercando di capire come questa database, che doveva ancora cominciare, era il 2017, era in luce, vorremmo inserire anche l'Umbria. Nessuno, come dire, ci risponde, ma siccome noi abbiamo un pochino il vizio invece di rispondere, e abbiamo detto: no, fermi tutti, noi, va bene, magari non ci occupiamo delle bellezze naturali della nostra regione, però abbiamo un sistema museale e un patrimonio che ci interessa far conoscere come potenziale location di videogiochi. Quindi incominciamo a studiare questo argomento, abbiamo inviato questa collaborazione, ma l'obiettivo in testa, però io non, come dire, non dirigo musei, dirigo un settore che invece interagisce con i musei dell'Umbria, che ricordo en passant sono 176 censiti nel 2017, tra statali, pubblici, di enti locali, privati, ecclesiastici, e abbiamo comunque una collaborazione con tutti loro. Allora, qual era l'idea? Creiamo magari i presupposti, incominciamo a parlare a questi musei, e quando dico parlare con i musei dico parlare un sindaco, come abbiamo visto quello di San Leo ieri, un assessore alla cultura, un funzionario di un servizio cultura, in qualche caso anche un direttore, ma i direttori dei musei sono merce rara, me lo dico per chi non fosse del ramo. Oppure comunque persone che possano capire. Che succede? Succede che allora riuniamo, facciamo un po' di riunioni, cerchiamo di far transitare quest'idea. Il videogioco può essere anche un'opportunità per far conoscere le loro cose. Credo che abbiamo raggiunto tutto sommato un buon risultato al momento. Sono 20 i musei umbri, sono presenti nel database di Vipro. Ci farebbe piacere che, così come è successo durante il Milano International Game Camp, altri, come dire, si unissero, e alcuni sviluppatori, magari andando a vedere quali sono i nostri luoghi, gli oggetti, anche le storie che stanno dietro gli oggetti che sono presenti nei musei, provasse a inventare qualche cosa. E abbiamo anche provato, perché noi andiamo avanti per tentativi, ma credo che in questa sala siamo più o meno tutti così, insomma, tranne quelli che hanno già casi di successo, nel partecipare, per esempio, o far partecipare la nostra regione a un esperimento, a questo punto, di concorso. Vediamo non soltanto il lato musei, ma il lato fruitori, quindi Loading Italy, che nelle declinazioni Umbria, Friuli, Venezia Giulia, doveva andare a stimolare invece potenziali, come dire, ideatori di videogiochi. Non abbiamo avuto un grande, diciamo, partecipazione di pubblico, si può far di meglio, però per me sono sempre, come dire, degli esperimenti di semina. Noi non sappiamo, no? E poi, come si chiama, guerriglia gardening praticamente, noi buttiamo lì ste palle di argilla con dentro un semino, sperando che nelle fessure dei attecchisca qualche cosa. Ma specialmente serve anche a svecchiare un mondo che non sempre è pronto a rispondere. In questo senso ci è piaciuto anche collaborare, quel poco che abbiamo potuto fare, anche con EGA, con Maurizio Amoroso, quando è venuto in Umbria, per dire: ne avete di etruschi da queste parti? Lui lo sapeva che c'erano, quindi non era voglia. Dice: come possiamo contattare? Allora, va bene, diciamo, abbiamo, come dire, messo anche lì un po' la faccia per dire: è cosa buona e giusta che questi giochi siano sviluppati e si facciano. Ecco perché poi alla fine quello ci interessa, però poi alla fine anche capire le opinioni dei giocatori, quindi in questo caso il dialogo qui sarà veramente utilissimo.
Io però, insomma, a parte questa piccola presentazione che spiega, come dire, l'altra faccia della luna di questo mondo, e vorrevo anche fare un piccolo passo indietro, cioè i presupposti perché noi stiamo qui a parlare di videogiochi. Ci sono dei momenti che, come in tutte, come dire, le fasi di pionieristiche, ci sono state delle cose senza le quali anche le rivoluzioni digitali nei musei non sarebbero esistite, ed è importante che noi ce le ricordiamo tutte quante, perché parliamo di un mondo che fino a qualche anno fa non è che era chiuso, non esisteva. Cioè, fino a quando non abbiamo incominciato a digitalizzare gli oggetti dentro i musei, parlo insomma chiaramente, fare qualcosa che è stata la rivoluzione copernicana, smettere di dire questa immagine è la mia, questo oggetto non lo puoi neanche fotografare, non lo puoi vedere, cioè la liberalizzazione delle immagini è stato più che un'operazione, come dire, di marketing, è stata una, veramente un cambio di mentalità. Chi sta nel mondo dei musei, del patrimonio culturale da tanto tempo come me, si ricorda veramente i momenti in cui veramente il vietato fotografare era dovunque. Non è scomparso, specialmente in questo caso mi preme dirlo, perché l'operazione che aveva fatto il Ministero per liberalizzare le immagini è stata importante per tutti i musei statali, i musei pubblici, meno ancora, ci sono musei privati che ancora pensano che è bene che le loro immagini non circolano, ma sbagliano e non so che più che farci. La circolazione degli open data, la pubblica amministrazione che dice i dati della pubblica amministrazione sono aperti, è stato un altro momento fondamentale. E la diffusione delle licenze Creative Commons, chiaramente per noi è stato importante, e quindi questa ha permesso sia l'upload, il download, quel remix anche culturale che permette di dire posso fare un videogioco che non sia educativo, perché altrimenti le altre cose erano facili, perché un pochino, come dire, nel DNA della, anche gli strumenti di valorizzazione, fino a fare un videogioco educativo io ci arrivo già da tempo. La possibilità di dire guardate, queste immagini sono libere, io ci posso fare. Adesso sto parlando con i ragazzi che hanno lavorato a Chiuro, dice quante persone magari avrebbero detto io voglio vedere l'ultima stesura finale, perché se parli di qualcosa legato alla mia torre, legato al mio museo, che non c'entra o che non mi piace, tu non la puoi usare. Le licenze invece libere permettono anche di fare cose che oggi non abbiamo assolutamente pensato di fare sul versante dei musei. Poi sul versante invece dei musei sono successe invece delle cose ancora più specifiche, naturalmente. Alcuni musei sono diventati autonomi realmente, altri hanno invece, come dire, rivendicato un'autonomia. Chi lavora nei musei pensa che può muoversi più liberamente nel fare attività che siano spinte verso le nuove parole d'ordine nella museologia, cioè l'audience development e l'engagement. Adesso io vorrei fare questa cosa, un po' faccio la storica che sono in origine, però è importante che noi ce lo rifacciamo un pochino questo filmino, perché altrimenti non sappiamo neanche dove andremo poi in un futuro a poter arrivare. Cioè l'idea che il pubblico va coinvolto, che il pubblico deve partecipare non solo nella fruizione, perché questo era già il loro compito di pubblico, ma certe volte anche nella creazione di nuovi strumenti e anche di nuovi musei. Si parla di musei di comunità, musei che sono partecipativi, progetti nei quali alla fine, quello che diceva, io lo conosco bene quello che dicevi prima, dice mi arriva l'appalto finale dove già qualcuno ha deciso quali sarà la strumentazione, l'hardware, e io dice poi mi devo adattare. La conosciamo perché spesso e volentieri si creano le ristrutturazioni di ambienti destinati a ospitare musei nei quali tu hai già la presa dell'elettricità senza sapere neanche cosa devo mettere, qual è la vetrina, qual è l'oggetto che devo illuminare, e queste sono chiaramente le strutture. Però l'idea che il pubblico, che la comunità di riferimento dentro i musei possa dire la sua e possa effettivamente partecipare anche allo sviluppo di un'idea è una cosa nuova, ed è la cosa sulla quale poi alla fine ci baseremo.
ci sono i progetti che riguardano le università, ci sono progetti che riguardano invece anche gente che decide di investire perché le memorie di quel territorio non vadano perse, e il videogioco può essere uno degli strumenti importanti. Tu mi dici quando? Un minuto, benissimo. Poi chiaramente l'inserimento del settore del videogioco dentro le strategie di Europa Creativa e l'anno europeo del patrimonio, ma l'altra cosa importante è i motivi per cui un museo dovrebbe fare un videogioco. Ce ne sono tanti, alcuni li abbiamo visti questi giorni, altri diciamo, ma li elenchiamo molto velocemente, cioè l'immagine, la promozione, l'accessibilità, cioè persone che non possono muoversi, non possono arrivare dappertutto, possono giocare e comunque in ogni caso sentirsi ingaggiate, sentirsi partecipi, e forse anche il discorso della promozione. Ci sono le domande, ma forse probabilmente ci sono i motivi per cui uno non dovrebbe fare un videogioco in un museo, dovrebbe porselo come un obiettivo non immediato, ma magari lo dirò rispondendo a qualche domanda. Mi interessava invece segnalare sia chi del mondo dei musei sia degli sviluppatori che credo che dobbiamo decidere da subito che cosa significa fare un videogioco per un museo. Cioè, è uno strumento promozionale, e quindi io cosa mi aspetto da questo videogioco? Che domani aumento la bigliettazione perché la gente, caso Monteriggioni, diciamo così, o il caso Salleo, da domani quelli che giocano vogliono tutti venire in frotta e quindi io lo faccio perché ho un ritorno immediato in bigliettazione. Questo significa che la misura del successo di quel videogioco sarà veramente l'innalzamento del pubblico reale, non pubblico virtuale. E il mio investimento nel videogioco sarà basato soltanto su quel ritorno economico. Oppure voglio fare un videogioco di tipo educativo. Stamattina abbiamo visto le app di Art Stories, abbiamo visto invece anche altre cose, anche quello di Venosa, che è un supporto alla visita ed è importantissimo per l'archeologia, poi veramente è preziosissima la possibilità non solo della realtà aumentata e della realtà virtuale. A questo punto qual è la, come si chiama? La misura del successo invece è soltanto la soddisfazione ai visitatori e anche effetti a lungo termine, perché sono effetti a lungo termine che potrebbero essere valutati in termini anche di crescita culturale, quel discorso per il quale poi alla fine continuiamo a fare musei, continuiamo a impegnarci, come dice Maurizio, nel creare videogiochi con un'attendibilità altissima, 100%, nel quale lo sviluppo, diciamo, della storia però non può essere, come dire, in contrasto con una veridicità. A quel punto la difficoltà è quella, e questa la rimetto, anche nel ripensare gli allestimenti. Cioè un videogioco che va giocato dentro il museo ha bisogno anche di trovare, come dire, non è una cosa, cioè beh, poi ci sarebbe anche il videogioco, forse anche un ripensare, un allestimento nel quale il videogioco fa parte, come dire, della comunicazione complessiva del museo e quindi della diffusione di quelle che sono, e della divulgazione di quelli che sono i messaggi che il museo vuole comunicare. Quindi importante sempre di più conoscere quale sia la propria strategia digitale e non digitale per decidere poi il confronto con il mondo dei videogiochi. Però io su questo. Dunque, io sono il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, una vita di direzione in musei etruschi, quindi diciamo che sono un tecnico, e la prima cosa che vorrei dire oggi, dopo aver ringraziato, questo è il nostro museo che vedete nel sottofondo, tanto per capire dove si ambienta, è la gioia, il ringraziamento a voi, e la gioia di vedere tanti giovani, perché i nostri musei hanno bisogno di ringiovanire. Hanno bisogno di ringiovanire, e da questo punto di vista vorrei dire come i videogiochi e tutto quello che è coinvolgimento ce li può portare i giovani, perché ho sentito dire non deve forse essere spiccatamente didattico, ma bisogna, per didattico bisogna intendere una cosa
un po' diversa, cioè nel senso, io amo molto, come tutti noi del resto, gli Angela, no? E Alberto Angela ha scritto un bellissimo libro sulle mostre eccetera, che ha codificato l'effetto che è magico, cioè quando si ricompongono le cose insieme. E in un museo archeologico qual è la specificità dell'archeologia? L'archeologia ci cala nella natura delle cose, nell'origine dei pensieri. Il nostro museo è meraviglioso perché il museo archeologico è il mondo delle immagini antiche, e nelle immagini antiche, nei complessi, nei miti, noi troviamo esattamente tutto quello che dà senso alla nostra storia, alla nostra identità. Mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto Maurizio, cioè noi non facciamo giochi, cioè il gioco, ludus, è una cosa importantissima. Il gioco non è una cosa di straniamento dalla realtà, il gioco è una cosa che ci cala nella profondità delle cose in modo leggero, emotivo e suggestivo. Quindi deve avere l'intelligenza di cogliere i concetti, diciamo, più sintetici, più leggeri, e senza annoiarci, portarci a comprendere. Quindi l'archeologia è questo. Cioè, per esempio, un archeologo, uno chiede tutto. Nessuno si sogna, una persona normale, se viene sepolto, ti sepolto un morto, di chiedere è un maschio, una femmina, come c'ha i denti, questo che sasso è, questo che minerale è. Un povero archeologo quando scava deve sapere tutto, poveretto, non sa niente, però si stupiscono se non sai cos'è un seme, si stupiscono. Detto in breve, cioè, è l'avvolgimento del mondo antico, ma in questo mondo antico noi troviamo in sintesi le radici di ciò che ci fanno oggi qui, e quindi è importantissimo. Detto questo, per me è fortemente educativo, ma di un tipo di educazione diversa. Di questo noi sentiamo la necessità, potrei andare, ecco, perché naturalmente noi lo dobbiamo rendere fruibile. Renderlo fruibile è difficile. È difficile perché l'archeologia è qualcosa che va penetrata in, diciamo, ecco, in modi diversi. Quindi chiaramente il videogioco è, se spingo qui va avanti, vero? Ecco. Quindi, per esempio, noi dobbiamo necessariamente, questo volevo far partire, come mi avevate chiesto, dobbiamo rappresentarlo, ecco, rappresentarlo e farlo capire. Adesso vi faccio vedere alcune immagini. Questa è la nostra giostra, per esempio, che gira nella sala dell'abitato. Ci sono dei materiali che vogliono far capire la vita quotidiana, non sono dei videogiochi. Questi li aspettiamo un pochettino da voi. Comunque noi abbiamo cercato, e adesso vedremo mentre parlo, qualche ricostruzione. So che ho 3 minuti praticamente, mi dispiace, ma se i tempi sono questi li rispettiamo. Quindi una situazione immersiva, una situazione che dà comprensione e che deve dare felicità, perché rendiamoci conto che la cultura probabilmente dà economia, la cultura dà sviluppo economico, ma soprattutto deve dare alle persone quella consapevolezza che crea una struttura mentale organica e una struttura mentale di identificazione. Ma pensate alla felicità delle persone che vivono in città come Ferrara e invece magari l'infelicità di persone che vivono nei luoghi, cioè, più diciamo astoricizzati, più atemporali. Cioè la felicità dell'uomo nasce proprio da questo discorso. Quindi la felicità è importantissima, e la felicità sia nel conoscere, non dimentichiamolo mai. Quindi questo tipo di rapporto con il videogioco è molto importante, quello che diceva la dottoressa Pinna, perché ha bisogno di spazi. Il nostro museo ne sta creando e noi aspettiamo anche collaborazioni per poterli riempire. Abbiamo in valutazione rapporti sulla musica antica, l'antropologia, non ve lo potrò far vedere. Comunque sono problemi di spazi, e i problemi sono anche tecnici, di cui si parlava, perché noi avremo anche videogiochi, vi potrei far vedere le cose col cardboard, adesso non c'è il tempo di farlo, però tutto questo ha bisogno di wifi, ha bisogno. Io sono stata per 15 anni direttore di Marzabotto e dell'area archeologica, abbiamo impiantato un wifi sui 17 ettari dell'area archeologica di Marzabotto, con delle difficoltà estreme, e confesso che funzionava malissimo perché è talmente pesante, cioè uno va lì col suo diciamo smartphone
ma quali sono i ragazzi che hanno uno smartphone in grado di sostenere una distanza tale per cui tutte le nostre ricostruzioni che abbiamo fatto praticamente uno se le vedeva al computer eccetera, però non poteva andando sul luogo vedere la ricostruzione dei monumenti. Quindi i problemi ci sono, potranno essere risolti con una maggiore tecnica. Ecco, per quanto riguarda poi la problematica delle immagini che è stata affrontata, la volevo vedere dall'interno. Io sto lavorando sulla didattica del 1998, forse vi rendete conto, sono dell'amministrazione del 1980, quindi la mia età è presto detta, però l'epocale, diciamo, rivoluzione è stata proprio quella, come si diceva qui, che era tutto chiuso, cioè il museo aveva la conservazione. Nel 1998 con la riforma ministeriale per la prima volta si è aperto alla valorizzazione, quindi il museo apre le porte a un pubblico, le immagini si liberano, ma si liberano come? E lo sono tuttora, cioè voi se venite in museo, noi abbiamo fatto esperienze, Wikiloves Monument, abbiamo fatto di tutto, voi potete venire a fotografare tutto con telefonini, cioè quello che non si può fare è fotografare con gli stativi le foto professionali, ma per la didattica e per queste cose qui questo non è necessario, quindi anzi abbiamo fatto le immersioni digitali, quindi ecco tutto filmati e cose, quindi voi potete venire tranquillamente a fotografare qualunque cosa. E per quanto riguarda i disegni è liberatorio di tutto. Adesso io volevo far vedere forse altre cose che così potrò dare poi ai nostri amici. Ecco, per esempio con Mirasna, io qui rappresento non solo il museo archeologico perché faccio parte del polo museale dell'Emilia Romagna, una specie di oscura cosa che ancora non si capisce bene che comunque e se ci sarà ancora comunque tutti i musei dell'Emilia Romagna che non sono autonomi e che non sono locali sono in questo polo museale, quindi praticamente rappresento anche il museo di Marzabotto e stiamo tentando di fare un discorso di ampliamento come coordinamento anche per altre regioni. Maurizio Moroso mi ha proposto dei musei, io gliene proporrò altri perché ho in mente invece il quadrilatero etrusco, Adria, Mantova, Marzabotto, Ferrara, Spina, ecco, che potrebbe essere una cosa abbastanza carina. Quindi questo discorso che deve marciare proprio, se marcia sugli etruschi, deve marciare massicciamente sugli etruschi. Ma con loro abbiamo fatto una convenzione diciamo col polo museale, quindi loro hanno l'uso delle nostre immagini e dei nostri filmati assolutamente gratuito. Vorrei far partire quello lì, ecco. Tanto perché questi sono i materiali di cui poi uno potrebbe avvalersi per videogiochi o altro. Credo di avere mezzo minuto praticamente, vero? Ecco, con questo ecco, con questo mezzo minuto volevo diciamo concludere col fatto che noi siamo ovviamente interessatissimi a questo progetto, un progetto che già ha messo molte immagini e ha molto diciamo fatto conoscere il nostro museo e di più lo farà, quindi sono qui qualche stimolo ve l'ho dato, gli altri 50 che ho scritto no, però spero che dalle domande, ecco, questo sono quegli esempi di cui voi forse tecnicamente, dicevamo anche la dottoressa Pina, voi avete bisogno di materiale tecnico, questo è stato fatto da tecnici e molto altro noi ne abbiamo, per cui questo, con le spiegazioni ce n'è uno sulla videoscrittura, altri ne faremo, resi disponibili per essere utilizzati non infierendo sui dettagli ma cogliendo gli aspetti e quindi ecco, io vi lascio a questo, aspetto le domande, grazie dell'attenzione. Magari posso far vedere mentre si parla. Allora, ci prendiamo 5 minuti per un paio di domande. Vi ricordo però che nel pomeriggio la conversazione conclusiva sarà in realtà uno spazio per discutere di quello che abbiamo detto in questi due giorni. Quindi, se avete delle domande che ora non riuscite a fare, nell'ultima discussione, quella delle 3:30, se alcuni di loro saranno qui, comunque adesso avete un paio di domande, direi che possiamo farle perché immagino che abbiate anche fame. Quindi, se qualcuno di voi ha qualche domanda relativamente ai temi, c'è una domanda là, a metà. Buongiorno, senza voler allargare sì, all'infinito il tema, io penso che un problema di chiedersi quale sia la direzione del videogioco nel museo sia al momento chiedersi quale sia la direzione del museo.
cioè con tutte le varianti che ci sono, cioè il parco archeologico è diverso da un museo archeologico, che è diverso da un museo con un certo, come dire, con un approccio all'italiana, che è diverso con un museo anglosassone, e così via, e così via, e così via. E quindi volevo sapere appunto se quanto il videogioco possa entrare in una nuova concezione del museo, se pensate che sia necessario ripensare il museo, o se davvero il problema è solo chiedersi cosa, quale sia il ruolo del videogioco nel museo attuale. Tocca a me. Sì, sono nella velocità con cui anch'io ho espresso le posizioni, forse non si è colto che effettivamente questo è il punto essenziale, cioè i musei richiedono di essere modificati, cambiati nel loro DNA, così come nella pratica. Io oggi non voglio dire, come dire, non tocco l'aspetto economico, perché potremmo semplicemente dire potremmo fare tante cose ma soldi non ce ne sono e quindi non facciamo niente, perché questo, come dire, è un dato di fatto. E per questo l'idea, diciamo, di lanciare tra i cambiamenti epocali che stiamo vivendo adesso, io vengo la settimana scorsa a Kyoto, si è tenuta la conferenza generale, quella che si tiene ogni 3 anni, dell'International Council of Museums, nel quale si discuteva per esempio la definizione di museo. Forse qualcosa avete letto anche sui giornali, qualcosa è trapelata al di fuori, diciamo, della consorteria museale, perché effettivamente si chiede ai musei di essere altro, a partire dalla loro definizione di luoghi dove si conservano le memorie, si tramandano, si espongono al pubblico, si fa ricerca, eccetera, eccetera. E la direzione che si prende è quella che ho provato un pochino a dire, cioè effettivamente dove entrano le comunità nel ragionamento sui musei, si allargano anche i potenziali strumenti di rappresentazione della memoria storica, perché in quel caso effettivamente c'è un maggiore coinvolgimento che passa non solo dagli specialisti ma anche ai potenziali fruitori. Ora, con questo io so che non ho risposto alla sua domanda, dove va il museo? Intanto bisogna vedere quale tipo di museo, giustamente un parco archeologico, un museo che ti posso dire che tratta temi moderni, contemporanei, il museo dell'ebraismo e della Shoah o un museo dell'emigrazione sono diversi da una pinacoteca che espone quadri e che è abbastanza statica nella loro esposizione, che magari necessita soltanto di supporti diversi per far parlare quello che è appeso ai muri. Le cose che ho detto per cui uno non dovrebbe usare il videogioco in un museo è che se uno non ha ben chiaro il metodo di comunicazione che quella collezione, che quel museo vuol fare, è inutile che vada a fare il videogioco se gli manca per esempio un pannello scritto in un italiano normale, non specialistico, magari non c'è manco una traduzione in inglese, e chi entra in quel museo non capisce che cosa ci sta dentro, perché a quel punto il videogioco è una specie di, come dire, di rinfrescata che ci diamo per stare alla moda e non stiamo invece parlando. Quando alla fine dicevo forse dovremmo ripensare un po' gli allestimenti, è perché dovremmo pensare al nostro sistema di comunicazione. Anch'io sono piuttosto vecchia del mestiere, quindi ho vissuto le fasi in cui multimediale sembrava la parola definitiva, e i multimediali sono, ahimè, delle tristissime vetrine interattive o dei filmatini che ora non guarda più nessuno, resi, come dire, in parte obsoleti dalla tecnologia che cambia, ma anche perché anche lì erano appiccicati su una vecchia concezione. E così come le app, che sembravano la risposta a tutto e che invece risultano ferme lì, non aggiornate. Quindi la cosa è, il museo cambierebbe, non dico cambia, il museo cambierebbe perché le spinte per farlo ci sono.
E in questo caso il videogioco è una delle possibili risposte, delle possibili strumentazioni. Io penso sempre che anche un pezzo di carta fatto bene, con un disegnino fatto bene, sia già, come dire, uno sviluppo verso una fantasia, ecco. E senza quelli non possiamo pensare però all'upgrade verso l'interattività totale. Ecco, l'altra parola, oltre multimediale, interattivo. Interattivo in questo caso non vuol dire niente. Tante volte la visita interattiva migliore è quella con un buon divulgatore, uno che ti apre gli orizzonti prima che uno gli fa cliccare su un bottone. Andrea, io voglio aggiungere solo una cosa alla domanda che ha fatto quel ragazzo. Forse non solo i musei dovrebbero cambiare, ma dovremmo cambiare anche noi sviluppatori o comunque il privato che si affaccia al museo. Se noi cambiamo l'approccio da andare da un museo e chiedergli soltanto soldi o comunque fondi per fare qualcosa, senza che questo poi sia un domani sostenibile, secondo me non ha grande durata. Se invece andiamo e copartecipiamo, gli facciamo capire che il progetto che abbiamo in mente è un progetto che sta in piedi, è sostenibile e domani possiamo reinvestire anche quello che ci guadagniamo sul videogioco stesso, secondo me è un approccio che almeno a noi, almeno ad Ega, ha aperto tutte le porte a cui abbiamo bussato, per cui è un'esperienza, io mi sento di consigliarlo perché cambia un po' la logica di approccio verso il pubblico. Il pubblico deve imparare anche a dare delle risposte più certe, più immediate, perché comunque noi non possiamo aspettare un mese per una risposta, un mese e mezzo per una risposta di una mail. Questa cosa io la dirò sempre, inaccettabile dal nostro punto di vista. Però è anche vero che poi si trovano persone con le quali collaborare è sempre un piacere, quindi diventa poi un fatto soggettivo a tutti gli effetti. Spero di averti risposto in qualche modo, grazie. C'è un tempo per un'ultimissima domanda, però appunto poi vi rinnovo l'invito nel pomeriggio a tenervi le domande per la conversazione conclusiva con chi ci sarà. Mi riallaccio a quest'ultima cosa che ha detto adesso, e parlando dello scopo del videogioco nel museo e quant'altro. Si parla di divulgazione, si parla di comunicare, ma il videogioco nel mondo genera tantissimo revenue, non può essere una fonte di revenue per il museo aggiuntiva? Allora, noi io ti posso solo dire la nostra esperienza, non posso raccontarti altro perché ti direi delle bugie. Noi Mirasna, questo gioco sugli Etruschi, che come soggetto è totalmente sconosciuto, tranne che molte persone che sono qui, all'inizio non pensavamo avesse questo grande successo, eppure è stato un titolo che ci ha dato tante soddisfazioni. A novembre di quest'anno io ho mandato in totale trasparenza ai direttori dei musei, gli ho detto: guardate, noi abbiamo guadagnato, sono entrate tot entrate, il 3% in base agli accordi sono vostri, decidete insieme cosa fare. Visto che cioè era sbagliato secondo me invogliare tutte le risorse su un unico museo mentre ci hanno partecipato in tanti, abbiamo deciso insieme, ho fatto decidere a loro diverse proposte, gli ho detto: questi soldi sono a vostra disposizione, vogliamo fare un festival itinerante, vogliamo fare delle attività culturali, dei laboratori didattici, non c'è nessun problema, ci mettiamo e lo facciamo. E così è stato, abbiamo organizzato, lo puoi cercare su internet se vuoi, Tirrenica, che sono 4 fine settimana in 3 regioni, quindi non è un evento da poco, abbiamo mosso più di 200, la signora di prima li ha chiamati travestiti, in realtà erano figuranti rievocatori storici di un certo livello, abbiamo mosso più di 200 persone, tutte a spese di un videogioco. Secondo me questo approccio, se io ho un'idea, certo può piacere, può non piacere, lo capisco benissimo, perché insomma ci sono così tanti giochi, così tante tipologie che ci sta, non c'è nessun problema. Ma qual è la differenza a fare un gioco di strategia manageriale in cui tu devi costruire un qualcosa X a prescindere, perché quella è la meccanica, tu devi costruire in X, invece fai uno sforzo in più e quell'X diventa un pezzo storico del tuo territorio. Cioè,
qual è il costo? Non c'è costo, cioè tu un'immagine comunque devi farla, un modello comunque devi farlo, cioè devi fare un piccolo sforzo in più soltanto nel riuscire a mettere quel pezzo preciso, cioè invece di essere una capanna a punta è una capanna tonda, ok? E questo è l'unico sforzo, te lo dico in parole povere. Se poi questo genera revenue, io non posso darle direttamente al museo perché loro non possono guadagnare sulla loro attività, cioè si potrebbe anche fare, però c'è una macchina burocratica molto lenta da questo punto di vista. Lui ha detto non c'è nessun problema, si organizza un festival, paga tutto EGA, non c'è problema, le fatture le mandate a noi, paghiamo noi, e così l'abbiamo organizzato poi alla fine in tre mesi e mezzo tra quando abbiamo fatto questa cosa. Per cui secondo me questo tipo di approccio è vincente ed è quello che noi mercoledì siamo in Sardegna a firmare un protocollo d'intesa con la sovrintendenza del nord, del sud, del polo museale per fare un videogioco uguale a Mirasna. Loro vogliono quello, solo che lo vogliono sui nuraghi invece che sugli etruschi. Sui nuraghi. Esatto. Saremo lì a fare questa cosa che uscirà nel 2021, per cui l'approccio è questo: io vengo da te, non ti chiedo nulla, non mi interessa, già il fatto che tu mi dai le immagini e non mi fai pagare per il diritto commerciale di questa cosa ha un valore che voi non lo potete dimenticare, perché ora per fare questa cosa tu devi prendere lo stesso vaso, la stessa cosa, e per non pagare loro lo devi ridisegnare, se lo ridisegni lo puoi mettere, se invece vuoi mettere la foto originale devi pagare. Quindi già il fatto che tu non mi dai la possibilità di non pagare i diritti di utilizzo di questa immagine, perché io ci guadagno sopra, per me è come se tu mi avessi dato soldi, uguale. Poi ti ripeto, la differenza è trovare direttori che sono svegli, direttori che rispondono subito, poi sono altre logiche che succedono con il mondo pubblico. Potrei aggiungere una cosa? Ecco, pensiamo anche questo, signori o ragazzi che siete molto giovani, che in realtà fino a 18 anni tutti entrano gratis nei musei statali e dai 18 ai 25 tranne che uno non faccia facoltà specifiche, paga 3 euro perché tutte le facoltà specifiche, architettura, conservazione, gratuità, perché noi dobbiamo pensare, sì, certamente, un museo deve anche guadagnare, ma ci sono dei fondi specifici. Per noi la cosa fondamentale, parlo dei musei statali, è l'aumento dei visitatori. Cioè per noi è fondamentale poter dire, non so, il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara in questi ultimi 3 anni ha avuto un incremento del 15,70% dei visitatori, ma molti sono ingressi gratuiti, le scuole, cioè se il servizio è pubblico, quindi è un altro luogo dove si fa scuola in modo diverso, si educa la popolazione, perché non dobbiamo dimenticare che noi determinati servizi, che siano videogiochi, non videogiochi, tutti quei documenti che avete visto qui, ma noi il Ministero li ha pagati, ha fatto delle gare, ha scelto le ditte migliori e le ha pagate, perché diciamo anche questo fa muovere l'economia. Forse molti di voi ragazzi che sono qui sono anche persone che professionalmente sono interessate al tema. Adesso per dire, noi facciamo tirocini con l'università, facciamo alternanze scuole-lavoro, cioè mettiamoci anche in un'ottica in cui ciò che guadagna non è il museo guadagna come visitatori, guadagna anche come visitatori, come il numero di visitatori, che questo è importante, anche se entrano gratis. A me, se si aumenta del 15% in 3 anni un museo di visitatori, quello è un obiettivo fantastico. Se poi sono stati tutti giovani, meglio. Noi facciamo formazione, quindi facciamo formazione, e diciamo che questo tipo di videogiochi e di cose è molto più fruibile dai giovani che dagli anziani, perché gli anziani, cioè, poi col telefonino non è che siano bravi. Quindi ci sono professionisti che fanno questi prodotti, i prodotti vengono selezionati, acquistati, i professionisti possono sopravvivere e la gente li vede magari venendo al museo gratis. Quindi ciò che conta per il museo è aumentare i visitatori, anche paganti magari. Per quanto riguarda poi la parte promozionale che diceva appunto per Mirasna, nel quale noi speriamo di essere coinvolti fino in fondo, certamente se ci sono degli eventi di questo tipo per noi è molto importante, perché noi non abbiamo così tanti mezzi di divulgazione, cioè i musei, cioè io per esempio in questo nel museo archeologico non c'è nessuno, c'è al polo qualcuno che si occupa di questo, ma avere qualcuno che divulga è moltissimo, quindi per
noi è fondamentale l'aumento dei visitatori. E questo dà al museo il motivo di vivere, e spesso il Ministero ci dà fondi proprio sulla base dell'aumento dei visitatori. Noi che siamo un museo che è aumentato, quasi sempre ci lasciano biglietti, eccetera. Quindi è molto importante il numero dei visitatori, anche gratuiti. So che c'era un'altra domanda. Fare una notazione proprio a margine di quanto è stato richiesto prima da lui e dal discorso che è stato fatto. Cioè, volevo solo precisare... magari anticipando quello che approfondiremo meglio nell'ultimo panel del pomeriggio, in quanto rappresentante di AISBI, che è l'associazione che rappresenta tutti gli sviluppatori e i produttori di videogiochi in Italia, quello che è stato descritto brillantemente per esempio da EGA come modello virtuoso, eccetera, ci tengo a precisare, è un modello, appunto, loro si sono specializzati in un modello di business che si trasforma in un'offerta di questo tipo e di progettazione insieme all'ente museale, che appunto non prevede dei costi. Maurizio diceva prima giustamente, c'è un valore commerciale legato agli asset che i musei mettono a disposizione, che può essere interessante ed efficace e funzionare, però precisiamo, non è l'unico modello, perché poi chiaramente, come tutti i progetti, Maurizio lo sa benissimo, ha dei costi di sviluppo che evidentemente si devono finanziare. Se non è il museo in prima battuta a sostenerli con la commessa, eccetera, perché appunto è gratuita, evidentemente quei costi si scaricano sull'utenza tramite, penso in questo caso, nel caso di Mirasma, con gli acquisti in app, con le microtransazioni, eccetera, e con le view della pubblicità. Ci sono altri modelli che si basano su altre cose, diciamo, e questo solo per dare completezza a una visione che non vuole essere quella di dire esiste una direzione. Come diceva prima giustamente Andrea, esistono tante competenze, tante specializzazioni. L'esempio di Mirasna è forte e implica un approccio, un modello possibile, e poi a livello di offerta italiana di sviluppo di videogiochi abbiamo tante specializzazioni, tanti modelli che si adattano bene anche alle tante tipicità dei musei e dei committenti che ci possono essere. Scusate, mi dispiace tagliare, ma no, io volevo solo dire che avevo anticipato a lui che gli potevo raccontare solo la mia esperienza, perché è la prima cosa che gli ho detto. Grazie. Scusate, è più forse una domanda che una risposta. Volevo semplicemente dire, non c'è nessuno che possa impedire a un museo di fare un investimento e provare a rientrare anche di questo attraverso il coso. Però questo incide su uno dei motivi per cui un museo non dovrebbe fare un videogioco, non dovrebbe investire, a meno che non abbia soldi da buttare, se non conosce il proprio pubblico. Allora, io però non conosco, a volte non conosciamo proprio il pubblico fisico, quello che entra, non conosciamo spesso e volentieri quello che non entra e che vorremmo fare entrare, ma conosciamo assolutamente zero del pubblico che invece gioca ai videogiochi. Allora, quando io sento i videogiochi servono per i giovani, ha sempre un pochino uno stridio nell'orecchio, perché tutte le mie coetanee stanno lì tutto il giorno su Candy Crush o altre cavolate di questo tipo. Secondo me prima o poi devono cominciare a giocare a qualcosa di più divertente o più, anche come dire, sfidante anche da un punto di vista cognitivo. Quando parliamo di accessibilità del patrimonio verso la terza età, che la terza età non stia fissa sul telefonino, ha imparato ad andare su Skype, ha imparato ad andare su Facebook, usa WhatsApp come piovesse, bene, e secondo me lì, e ci rivolgiamo a invece un pubblico che ha degli interessi ancora culturali. Ragioniamo anche su questo. Io non do per scontato che il videogioco che oggi facciamo ci avvicina ai giovani, ma magari stiamo trascurando una fascia di pubblico che è potenzialmente più interessata. Si comincia dove si può. Grazie a tutti, ci vediamo alle 2:30, 2:40 anche.